Buongiorno, siamo con il professor Francesco Centafanti. Buongiorno. Professore, è sempre un piacere incontrarla. Siamo all'Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo. Il professore è il direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia e proprio di un utilizzo importante in ortopedia dei cementi antibiotati parliamo, perché sicuramente c'è stata un'evoluzione nel tempo che adesso lei ci racconterà. Andiamo a vedere come si usano oggi e che opportunità possono offrire ai pazienti. Partiamo un po' a monte, la storia dei cementi antibiotati in ortopedia. Allora, tutti i cementi ossei disponibili sul mercato si basano sulla stessa sostanza chimica, acido acrilico. Le prime protesi cementate furono eseguite dal professor Chanley nel 1968. L'abbinamento dell'antibiotico col cemento è una scoperta fatta negli anni 70-80 e da allora ci sono numerosi studi che si sono eseguiti per commercializzare questi cementi con l'abbinamento, cioè si chiamano cementi caricati con antibiotico. Però nell'arco degli anni l'antibiotico che veniva sempre miscelato con questi cementi era sempre uno o al massimo due tipi di antibiotici che in realtà si scontravano con l'antibiogramma, cioè il germe era resistente all'antibiotico che mettevamo nel cemento e E quindi quindi l'utilizzo era fallimentare, in quanto è inutile utilizzare un cemento antibiotato con un antibiotico resistente. Germe resistente a questo antibiotico. Per cui noi nel nostro istituto da anni facciamo degli abbinamenti ad hoc sul germe che isoliamo dal paziente. Non utilizziamo i cementi commerciali. Noi verifichiamo l'antibiogramma e in sala operatoria misceliamo il cemento con l'antibiotico o con gli antibiotici, meglio ancora. E siamo arrivati a utilizzare anche tre antibiotici in un unico cemento. Professore, abbiamo sicuramente capito l'importanza di avere un cemento con un antibiotico specifico. Vediamo quali sono i casi, le applicazioni in cui può essere utile appunto l'applicazione di un cemento antibiotato. Noi i cementi antibiotati li utilizziamo sia come profilassi all'infezione, e questa nella protesica, sia come terapia di un'infezione, e questo sia in traumatologia sia nell'ortopedia tradizionale in cui noi lo utilizziamo, lo impieghiamo principalmente nelle protesi di anca, di ginocchio, di spalla, i chirurghi, i neurochirurghi lo usano anche nel cranio, nelle ossa del cranio. Sì, anzi, fu uno dei primi utilizzi dell'utilizzazione del cemento in medicina nelle craniotomie. Ecco, qual è la funzione di questo cemento? La funzione di questo cemento non è una funzione unicamente meccanica, ma parlo del cemento antibiotato, ma ha soprattutto quella di rilasciare nel tempo antibiotico o antibiotici. Ma no, perché molte volte uno pensa, ho utilizzato un cemento antibiotato nella protesi di ginocchio e si è infettata lo stesso. Ma questo non vuol dire che il cemento antibiotato ci preserva dalle infezioni o da tutte le infezioni. Ecco. Quindi nella profilassi può essere un aiuto, ma non è la Non è una sicurezza garanzia, una garanzia certo. per sempre. Anche perché l'antibiotico che è nel cemento viene rilasciato in quantitativo molto alto le prime 2-3 giorni, successivamente per i successivi 3-6 mesi in dosi decrescenti. Però sembra, dai nostri accertamenti, studi fatti, che le quantità di antibiotico rilasciate da questi cementi a distanza anche di 2-3 mesi sono sempre efficaci a combattere l'infezione. L'insorgenza. Ecco, dopo chiaramente un periodo di 3 mesi, È chiaro. l'antibiotico non viene più rilasciato dal cemento. Allora, l'utilizzo dei cementi antibiotati in ortopedia come
profilassi all'infezione, come terapia dell'infezione. Terapia dell'infezione vuol dire che noi li mettiamo al posto di una protesi rimossa. Infatti noi, quasi tutti in Italia, utilizzano la tecnica di due interventi, cioè una dell'espianto della protesi e l'infissione di un cemento antibiotato, l'altra l'espianto del cemento antibiotato e il reimpianto di una protesi. Allora, in questo caso ha la funzione meccanica di sostegno dell'articolazione, di supporto e in più di distanziatore fra i vari capi ossidi, se no si ritrarrebbero e renderebbero difficile il reintervento. E in più questo rilascio di antibiotico. Ma il rilascio di antibiotico ha un senso se l'antibiotico è efficace con quel germe che è la causa dell'infezione. Invece a me risulta, almeno dei casi che vediamo noi, c'è gente che ha fatto 3, 4, 5 espianti con reimpianti, ma mai hanno utilizzato un antibiotico nel cemento efficace. Questa potrebbe essere una delle cause, anche se non forse la sola, di queste reinfezioni. Ecco, quindi noi abbiamo dei cementi che utilizziamo per l'infezione dei germi gran positivi. Dei cementi che utilizziamo per le infezioni da gram negativi e delle cementi che utilizziamo quando c'è una flora mista. Un problema a parte hanno le infezioni da bacillo di Koch, la tubercolosi, e un'altra a parte ancora nelle infezioni da funghi, che di solito è la Candida albicans. E anche lì bisogna utilizzare dei cementi antibiotati con dei antibiotici selezionati. Certo. Ora, quanto antibiotico si mette nel cemento? Ecco, quanto antibiotico si può mettere nel cemento perché il cemento non perda le sue caratteristiche meccaniche e tutto questo ormai è accertato che si può andare anche sul 20% su una polvere di 40 grammi di cemento, un 10 grammi di antibiotico si possono utilizzare purché la qualità del cemento sia buona perché effettivamente possa dare un amalgama ben preciso da sostenere quella parte del corpo dove viene applicato. Che tempi fra i due interventi? Quindi comunque noi siamo molto non aspettiamo molti mesi dopo l'applicazione di un cemento antibiotato. Noi di solito interveniamo dopo 6, 8, 12 settimane. Come i valori si sono ridotti, gli indici di flora sono ridotti, non c'è più secrezione, non c'è più rosamento, interveniamo. Altrimenti comunque interveniamo lo stesso perché noi siamo fautori dell'idea che più spaziatori possono essere meglio che uno spaziatore lasciato oltre i 3-4 mesi. Dopodiché diventa un problema di infezione anche il cemento stesso, perché ha perso la sua efficacia di rilasciare antibiotici, diventa un corpo estraneo colonizzato a sua volta dai germi. Quindi va assolutamente cambiato. Certo. E in questo tempo si può comunque fare carico, fare riabilitazione? Dipende dove è stato messo. Se è stato messo nell'anca o nel ginocchio, nella spalla o in un gomito. Quindi le cose cambiano a seconda dell'articolazione in cui vengono applicate. In commercio ci sono dei cementi che simulano una protesi. Per cui uno toglie e mette questa formina cementata, no? Che simula una protesi, questo soprattutto nell'anca. Però, ripeto, i cementi in commercio hanno o la gentamicina o alcuni ultimamente hanno anche la vancomicina associata alla gentamicina. Però, se è un gram negativo, questi cementi antibiotati non hanno nessuna efficacia. Quindi ecco perché noi, per facilitare anche quei colleghi che ci chiedono, noi diamo dei pacchetti da utilizzare in caso di germi gram positivi e gram negativi, o di flora mista, oppure di bacillo di Koch o miceti. Ognuno ha un cemento diverso, meglio se ben fatto con l'antibiogramma.
noi abbiamo visto ormai tutta una serie di antibiotici che possono essere utilizzati nell'utilizzo di questi spaziatori senza che siano tossici né dal punto di vista generale né locale. Quindi a maggior ragione diventa indispensabile l'approccio prechirurgico, quindi sì, l'individuazione sì, del germe. Assolutamente, e la preparazione pena del il fallimento, esatto. Perché se uno altrimenti in quei casi che abbiamo utilizzato noi, che non eravamo riusciti in nessun modo a isolare nessun germe, però avevamo la sicurezza che fosse infetto, allora abbiamo fatto un cocktail di antibiotici sia per i gram positivi, sì, sia c'è un cocktail di vancomicina per i gram positivi, tobramicina o imipenem per i gram negativi, più una cefalosporina di terza generazione. Quindi addirittura degli cementi con tre antibiotici. Certo. Dopo una riprotesizzazione con cemento anche antibiotato, perché noi anche nella fase finale, nel secondo tempo, noi riapriamo la prostata, ma soprattutto nel ginocchio la cementiamo con cemento antibiotato. Ecco. Nell'anca no, non cementiamo lo stelo in genere, ma nel ginocchio preferiamo cementare la protesi con cemento antibiotato. Ora, il problema è che dopo anche un intervento di questo genere il paziente deve fare almeno un mese di terapia parenterale antibiotica e almeno dai 3 ai 6 mesi per via orale. Di mantenimento. Non perché ha fatto l'intervento, ormai è finita, arrivederci, e il paziente si può chiamare guarito. Anche perché io ho sempre detto che le osteomielite, perché l'infezione di una protesi è sempre un'osteomielite delle ossa che ci sono a contatto all'elemento protesico, no? Quindi l'osteomielite è una malattia che si può definire stabilizzata, ma non si è mai sicuri di averla estirpata per sempre. Quindi comunque una copertura antibiotica quindi è fondamentale. Quindi noi addirittura facciamo, finito il primo ciclo di terapia antibiotica orale per 3 mesi o 6 mesi, a seconda se è un'anca o un ginocchio, prescriviamo una terapia periodica al paziente, fa conto 7 giorni al mese per i primi 6 mesi e poi 7 giorni al mese ogni 2 mesi. Sembra una cosa mal fatta, ma il paziente ha un beneficio estremo e abbiamo visto che durante queste terapie periodiche cicliche il paziente non ha mai recidive. Professore, abbiamo parlato finora sicuramente di protesi, di problematiche di infezioni e in traumatologia. Il cemento antibiotato che utilizzo può avere? Noi utilizziamo molto spesso i cementi antibiotati anche negli esiti di infezioni o nelle infezioni ossee post-chirurgiche o post-traumatiche. Degli arti. Sì. Che cosa succede? Se abbiamo un'infezione di un osso lungo, tipo la tibia, il femore, e l'osso è ormai necrotico, che può essere un frammento di da qualche millimetro a qualche centimetro, a decine di centimetri, noi, prima di fare altri trattamenti ortopedici, eliminiamo l'osso necrotico infetto, malato, e per un periodo di tempo mettiamo in quella parte di scheletro, di mancante dell'osso, del suo osso, di un pezzo di cemento antibiotato, col quale il paziente dovrà convivere per un periodo limitato di 4-6 settimane, dopodiché noi, una volta sterilizzato il focolaio, toglieremo il cemento e applicheremo o un trapianto omologo, autologo, eterologo, insomma quello che è. Mettiamo una quantità di cemento che simula l'osso rimosso e che dà una continuità allo scheletro, perché sennò si ha retrazione delle parti molli, fibrosi, e quindi si hanno dei problemi poi notevoli quando si va a rimpiantare qualsiasi sistema protesico o di altra soluzione. E questo qui poi serve soprattutto a noi che utilizziamo la tecnica del rigenerato con l'apparato di Lizarov. Lo ringraziamo molto e soprattutto per averci spiegato chiaramente che non sempre poi magari il fallimento di un reimpianto è dovuto
qualcosa di molto complesso, ma semplicemente magari al fatto che non è stato usato l'antibiotico più corretto. Quindi la possibilità che c'è oggi di poter variare, poter spaziare tra più antibiotici, credo che sia un'opportunità in più molto importante.